Siamo qui col tecnico Rizzo, mister, un LPG bella fuori in casa un po' che balbetta. Purtroppo è questa che poi sta facendo la differenza, la non continuità, è una cosa che dicevo dall'inizio dell'anno, anche stasera si è rilevata così, dopo la prestazione di Eboli fatta in modo bella, concreta, che ci ha portato comunque un po' di autostima, oggi forse la tenevamo ancora troppo in mente, quindi non siamo riusciti a fare bottino pieno. Diciamo che la squadra era anche, diciamo, non al completo, questo non vuol dire niente perché comunque chi sostituisce è un gruppo, si lavora insieme, tutti insieme, quindi la forza del gruppo è quella che fa la differenza. Però anche oggi purtroppo non siamo riusciti a fare in casa bottino pieno, pazienza. Merito al Cus che ha fatto una grande partita. Oltre alle assenze di Di Lucio e Visconti, questa volta hai schierato un po' prima l'artiglieria pesante, sia Abate e D'Argenzio, e subito hai recuperato la partita. È un'opzione che forse in futuro la puoi mettere non solo quando stai perdendo. Ma finora l'avevo messa in campo quando avevo da recuperare, oggi mi serviva un po' più di qualità, mi mancava Gogò e Antonio Di Lucio che sono due elementi di qualità, la partita si è messa subito purtroppo in salita, quindi avevo bisogno di tenere un po' palla su, di far respirare un po' la squadra, non avevamo tanti cambi, e avevo bisogno di qualità e sia Abate che D'Argenzio, oltre ad essere grandi cannonieri, grandi bomber, hanno anche un po' di qualità. E quindi ho cercato di far sfruttare queste qualità, mi è riuscito bene perché sono con loro in campo siamo riusciti a rimettere la partita subito sul binario giusto. 7 giorni sfida al Solofra, al Victoria Solofra, l'LPG può ripartire per consolidare il quarto posto che sembra la posizione più ambita pure secondo le parole del tecnico Ventimiglia. Noi, l'ho sempre detto, noi puntiamo, dopo la salvezza puntiamo ai playoff. Ci manca, ripeto, la continuità, quel pizzico di esperienza, di gruppo. E di società che ti permette di avere ambizioni ancora più importanti. Lo si evince anche dal nostro percorso. Non riusciamo ad avere una continuità, come dire, regolare. A volte quest'anno, a differenza degli altri anni all'LPG, facciamo meglio fuori casa che in casa. Pazienza, dovremmo aggiustare questa cosa. Cerchiamo di lavorare su tutti i dettagli. Anche questo sarà un dettaglio su cui lavorare. Guido Ventimiglia, tecnico del Cus Caserta, mister, un ottimo Cus Caserta, peccato forse nella rimonta finale. Sì, siamo stati polletti un po', nel senso che non abbiamo gestito bene il triplo vantaggio e anche quando hanno pareggiato abbiamo avuto due o tre ripartenze alla fine che potevamo vincere, però è stata una partita fantastica. Oggi veramente, devo dire la verità, queste cose riconciliano col calcio a 5. Sarebbe stato un peccato se una delle due avesse perso, forse il pareggio non serve a nessuno. Però è stata veramente una partita bella, bella, bella. Partita bella, forse anche il Cus ha sofferto le dimensioni del campo, perché il campo di Casa Giove è totalmente diverso da questo. Però ci ha agevolato noi facciamo un pressing basso molto buono e quindi diciamo quando abbiamo visto le dimensioni del campo dal punto di vista difensivo un poco siamo agevolati perché devo dire la verità lo facciamo bene. Pecchiamo un poco chiaramente Della Corte e Borrelli hanno bisogno di un po' più di spazi quando ripartiamo, però i campi fossero tutti come così belli, insomma, sono altri campi che dovrebbero essere banditi. Una salvezza tranquilla con uno sguardo di forse verso l'alto? Io credo che per la salvezza, non so se ci siamo quasi, però con la regola dei 10 punti credo che siamo 21-22 punti avanti. Dovremmo praticamente suicidarsi. I playoff non dipende solamente da noi, per cui è normale che ci proveremo. Oggi era un match point, insomma, vincere qua poteva significare accorciare, perché ovviamente noi dobbiamo, cioè, chi vuole fare i playoff non deve arrivare a quinto, deve arrivare a quarto, perché la quinta probabilmente i playoff non li farà. Per cui, però io voglio solo lottare fino alla fine del campionato per qualcosa, perché abbiamo fatto un campionato straordinario, per cui adesso magari fermarci a 6-7 partite dalla fine e magari arrivare in una posizione anonima metterebbe in discussione tutto quello che di bello abbiamo fatto.